Buongiorno signori cari belli, hola bagai, come la va? Eccoci arrivati a settembre, vi avevo detto il 30 quando ho fatto il video sulla skin del Gold Pass del re, ci sarebbero state novità in questo mese, ci sarebbero stati eventi, ci sarebbero state cose, c'è soprattutto la Coppa del Mondo di Clash of Clans, sapete anche più o meno le date, dal 23 al 25. Ma c'è tanta roba da raccontarvi, quindi subito un bel pollicione in su, iscrizione al canale, guardare in descrizione che ci sono tutti i nostri social, così sapete quando siamo con i video, quando ci sono nuove live, utilizzare il nostro code creator, sempre io ve ne sono eternamente grato quando lo fate, utilizzate il nostro code creator, Aplo, in game, sul sito, dappertutto, dove volete, basta che lo usate, grazie di cuore. E andiamo a dare le notizie, tanta roba da dire, tanta roba. Allora, cominciamo con le cose semplici, carine, quelle che non ci danno disturbi particolari, che qualcuno di noi compra, che qualcuno di noi no. Nel negozio c'è un nuovo scenario per chi è interessato a queste cose qua. C'è lo scenario di Clash Fest. Se lo scegliamo, lo vediamo in anteprima. Guardate un po', i gigantini che portano la nave al villaggio del costruttore. Tutta una serie di mongolfiere incredibili. Tutto bello, tutto coso. Una banana gigante che sorregge un maialazzo. Bello, bello. Qua c'è la statua, c'è la statua, una testa di domatore e una testa di barbaro. E ogni tanto questi mortai qui sparano dei coriandoli a festa. Vediamo, aspettiamo qualche secondino giusto per farlo vedere quando lo fanno. Dai, su. Entro domani. Eccoli. Vedete? Questi qua esterni, adesso questo qua centrale. Ogni tanto fanno un lancio di coriandoli così. Ci sta, ci sta, ci sta. Le animazioni sono molto belle. Anche questa mongolfiera direi che è spettacolo. E anche questo spara ai coriandoli. Oh, questo non l'avevo visto. L'ho visto adesso in diretta con voi. Forse allora a questo punto anche questi qua lo faranno. Vediamo se lo fanno anche loro. Sì, lo fanno anche loro. Tutti i mortai in giro lo fanno. Ok. Abbiamo visto qualche particolare in più che io così di sfuggita al momento non avevo visto. Però, soprattutto, signori, c'è da dare le notizie per quanto riguarda degli eventi che sono in gioco. Sfida del labirinto Goblin. Questa è la prima sfida di 7 che arriveranno in gioco. Lì adesso vi ho oscurato la parte sotto perché tra qualche giorno poi arriverà la notizia riguardo anche della seconda, poi della terza, eccetera, eccetera, eccetera. Queste ci danno delle sfide, dei premi in gioco. In questo caso ci dà una pozione del costruttore e un po' di risorse quando l'andiamo ad affrontare, ma in particolare, consultando la scheda delle notizie, come vedete qua, ci sono maggiori informazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi riuscirà a battere questa sfida più velocemente possibile, più velocemente possibile, otterrà in premio, tra tutti quelli che probabilmente magari faranno il tempo medesimo, a sorteggio, un biglietto per venire in Finlandia insieme a me, al buon Meddone e a tutti gli altri creator che ci sono di Clash of Clans di Supercell. Un biglietto per tutto, per tutti gli eventi. Quindi tanta roba. Ogni giorno uscirà la classifica momentanea, diciamo così, per tutto il tempo della durata dell'evento, per vedere chi è che sta performando meglio. E di conseguenza poi l'ultimo giorno chi sarà nelle prime posizioni, tra quelli verrà sorteggiato e vincerà il premio. Andiamo un po' a vedere questa sfida, come provare ad affrontarla, perché io me la sono un po' studiata al riguardo. Qua vedete il bottino che è già stato, tra virgolette, cancellato, perché ho fatto un po' di tentativi, l'ho studiata un po'. C'era un po' d'oro, un po' di elisir, un pochettino di nero, più elisir che di oro, mi ricordo. Mi sembra 1 milione qualcosa di oro. Però, comunque, quelli sono dettagli, diciamo così. Questa è la base, abbiamo un solo Super Goblin, 10 pozioni di invisibilità, una pozione di velocità, questa base che è contornata tutta esternamente da bomboloni giganti, per cui non si può cercare di entrare con un super goblin
in tempo breve e soprattutto senza incappare in un bombolone. L'unico punto che mi pare che non c'è un bombolone è qua. Però dovresti stare ad aspettare che il goblin va lì a distruggere. Non lo so, non lo so, non ho provato a farlo così al volo. All'interno comunque, intanto che aspettiamo e vediamo come va questo tentativo così al volo, giusto per rendervi un po' l'idea della cosa, all'interno ci sono tutta una serie di bombettine che ci costringono a fare determinati percorsi, per cui noi dobbiamo cercare di utilizzare la pozione di invisibilità per nascondere gli estrattori vari, di modo da che da fare il goblin che fa un giro particolare senza incappare nelle bombe e poi andare per fare tutti gli altri. Adesso ve lo spiegherò meglio quando siamo all'interno del villaggio. Ok, ha sfondato il murettino finalmente. Vedete qua che subito una bombettina e la va a evitare. Qua ne va un'altra, qua c'è il castello. Se lo va di qua non dovrebbe trovare problemi. Io devo oscurargli il castello perché sennò qua è un casino. Infatti le va ad attivarne una che non ci può neanche troppo andare male. Anche di qua c'è una serie di bombe che mica male non è. Vediamo, così potrebbe anche funzionare anche in questo modo, non lo so. Vedete che ha attivato tutte le bombe, per fortuna è passato velocemente. Qua ne dovrebbe attivare ancora una. Per un po' resiste, tanto non trova grossi problemi. Qua dobbiamo sempre nascondergli il castello perché sennò siamo nei guai. Ok, vai di lì, bravissimo. Dobbiamo cercare di farlo più velocemente possibile. Ah, torna indietro, dove vai di lì? Oh Maria. Aia. Mi ha fatto una strada che non è che mi convinca molto. Qua c'è una tornado, una bomboletta, una trappola scatto che comunque di solito non lo fa morire. E questa è una buona cosa. Dobbiamo ancora utilizzare qua pozioni di invisibilità varie. Sicuramente, perché adesso non so da che parte si andrà a direzionare. Forse per la trivellina qua. Esatto. Qua dove vai? Di qua? No, non voglio che vai di qui. Fai il giro dall'altra parte. Mamma, maremma. Ciao, adesso ci resta. No, è ancora vivo. È ancora vivo, un miracolo. Di modo che adesso forse ci riusciamo un po' così a caso. Cioè 20 secondi tra castello e municipio ha attivato un po' tutto. Io devo provare a farlo passare di qua. 8 secondi forse potrebbero bastare per il municipio. Siamo riusciti a farglielo fare in qualche modo o andandoci molto vicino. Comunque avete visto che tutte le trappole che ci sono, i percorsi che bisogna fare, bisogna un po' studiarsi dove sono le varie bombette, cercare di riuscire ad arrivare in tempo entro i 3 minuti o addirittura meglio se vogliamo cercare di vincere il nostro biglietto. Proviamoci anche nell'altro modo che avevo trovato io. Allora, vedete qua, è l'unico ingresso all'interno del villaggio che non ci fa stare lì ad aspettare le mura è questo qui, questo bucherello qua. Però se noi andiamo a piazzare subito il nostro Super Goblin, lui si lancerebbe contro questa trivella e beccherebbe subito un bel po' di bombettine che lo fanno fuori. Quindi noi dobbiamo partire da qua e nascondergli la trivellina. Lui va a attivare forse qualche bombetta nel suo giro, però così si salva, diciamo. Vedete che in questo modo è sopravvissuto. Noi dobbiamo nascondere questa trivellina qua e fargli fare percorsi diversi. Adesso lui dovrebbe riuscire a prendere quello che vogliamo e poi dovrebbe andare a dirigersi di qua. Se io nascondo questa trivella, lui dovrebbe anche entrare di qua. Perfetto. Vai verso il castello? No, non va verso il castello. Vai di qui, così non trovi la bombettina, perfetto. Qua la trovi, Già la lascio prendere, diciamo così, sopravvive per fortuna a un po' di colpetti. Qua devo nascondere il municipio. Vai via, vai via, vai via, vai via, che è una zona pericolosa.
Ok, sta facendo un po' tutto quello che dovrebbe fare. Qua forse trova la bombetta. No, non l'ha attivata. Perché lì comunque all'inizio del percorso verso il Muni c'è una bombettina. Eccole qua, vedete che sono scattate tutte. Io metto una pozione di velocità in questo punto perché so che dopo ci sono una serie di bombette. Lui è corso a basso di vita, forse l'ho messa un po' troppo in anticipo. Forse l'ho messa un po' troppo in anticipo, vediamo se resiste ancora. Vai, accelera. Vai, veloce, veloce, bravo. Oh, è vivo per miracolo. È vivo per miracolo, mi sa che qua ci resto però. Riesce a sopravvivere? Siamo proprio al limite, siamo, eh? Così, l'abbiamo fatto sopravvivere, dai. Siamo riusciti, siamo. Abbiamo fatto 95%, 100% adesso, con avanzando in una cinquantina di secondi. Sicuramente si può fare di meglio. In altri tentativi mi era venuto meglio, adesso non sto lì a cercare di replicare l'evento, perché tanto non è che cambia tantissimo. Avete capito come bisogna fare. Bisogna cercare di fargli evitare le bombe, di farlo arrivare sui percorsi giusti, di farlo sopravvivere e di metterci meno tempo possibile. Uno di voi ci farà compagnia in Finlandia, a me, Meddone, e a tutti i creator di Supercell. Uno di voi, non lo so, in Italia, non lo so, all'estero, tra tutti quanti verrà estratto solamente uno, cui sarà difficile, però può essere un incentivo a cercare di provarci a giocare, perché la sorte è una specie di enigma, no? Riuscire a vedere quanto tempo riusciamo a risparmiare. È carino. Prossimi eventi, ce ne sono ancora 6 così, con altri premi grossi, esterni al gioco, oltre a quelli interni. Seguiteci in questi giorni, lasciate un like, iscrivetevi al canale, guardate in descrizione che c'è di tutto e di più, tutte le informazioni del caso. Mi raccomando, e utilizzate il nostro code creator Aplo, eh. Alla prossima, signori. Bye bye!